Consueto nostro appuntamento settimanale con Flavio Cipriani e con la finestra del calciomercato dilettantistico. La apriamo questa finestra, Flavio, buona giornata. Buona giornata a voi. La apriamo perché c'è un po' di corrente e ci sono belle novità, insomma, perché anche la scorsa settimana, insomma, ne hai centrate parecchie. Adesso vediamo che cosa ci proponi. Vai. Sì, trattenendone in serbo alcune che poi si sono sviluppate nel corso della settimana, abbiamo rispettato soprattutto le condizioni alle quali certe società e certi dirigenti ci avevano posto e quindi trattenendo alcune notizie che potevamo già anticipare all'inizio settimana, verranno a galla, sono venuto a galla nel corso di questi 4-5 giorni. Partiamo intanto dalla Lega Pro, dove il Campodalsico ha deciso di mantenere in rosa Nalesso, che è rientrato dall'Arcella, quindi il centravanti di classe 99 rimane in biancorosso. Scendendo invece in Serie D, referenze dal Legnago, dove la società, attraverso la voce del direttore generale Preto, che ho interpellato essendo in Croazia in vacanza di questi giorni, Beato lui. Marcello Sereni non è un giocatore di interesse della formazione biancoceleste, in quanto il giocatore resterà al Mezzolara, autore quest'anno di 13 gol a Budrio nella formazione bolognese. Luparense in grande fermento, c'è stata un fugace interesse per Gioni, attaccante 99 dell'Arcella. Gioni doveva andare ai Montebelluna, ma si è rotta la trattativa tra il club biancoceleste di Via Biagi e l'attaccante dell'Arcella. Ora sembrerebbe che Gioni entrasse o fosse nel mirino della Luparense. Luparense, che invece guarda sempre a Montebelluna per Tronchin, ha ufficializzato Fraccaro, che è già stato ampiamente citato dalle nostre antenne. Per quanto riguarda Segalina, idem anche per Segalina, centravanti dell'Este, che arriva a San Martino di Lupari. L'ultima novità di fine settimana è che la formazione diretta da Alberto Briaschi avrebbe puntato gli occhi su Gianmarco Conti, centrocampista della Pergolettese Lavagnese e Calvino Ale, che ha giocato nel campionato maltese di Serie A. Quindi Conti potrebbe essere un giocatore della Luparense da qui a qualche giorno. Grande fermento anche a Trento, c'è una traccia che porta a Savoia, quindi Trento-Savoia c'è una direttrice che ha messo in movimento Dionisi, Matteo Dionisi, difensore che da 11 anni segue Carmine Parlato sia a Pordenone che a Sacile, a Rovigo, allo stesso Rieti Latina, e quest'anno lo aveva al Savoia, Carmine Parlato, quindi si porta in Trentino questo portafortuna che avevamo già Che anticipato avevamo già detto agli inizi all'inizio di proprio, giugno. sì. Agli inizi di giugno. Novità invece riguarda l'entrata di un altro ragazzo da Torre Annunziata, che è Vincenzo Gatto, il centrocampista che andrà sicuramente a rimpiazzare il centrocampista partente, che è Giacomo Pettarin. Rimane in Trentino anche Pietri Biasi, che quindi andrà a fare il ruolo di terza punta. Una voce era rimbalzata anche inizio settimana, l'interesse per Guido Abain, 31 anni, afflitto però da grandi problemi fisici, e quindi Carmine Parlato ne avrà preso Atto. sicuramente degli esami ben approfonditi su questo giocatore, che poi ha messo in vetrina una sola apparizione al Savoia. Este, che conferma Massimiliano De Mozzi alla guida tecnica, una squadra tutta da allestire, la formazione giallorossa, mentre la Clodiense, che ha in uscita Tattini, centrocampista, non va più alla Feltrese, in quanto la Feltrese non cerca un trequartista, ma bensì cerca un centrocampista centrale. Tattini si è accasato alla Correggese. Andiamo in Friuli con il Chions, che guarda il mercato sloveno e croato, ma ha messo in agenda Brian Crivaro, ex Sandona, ex Stamai, si è già assicurata Plai, secondo portiere del Fontanafredda. A Crivaro invece va ad aggiungersi, e soprattutto in entrata, c'è Mestre, ex centrocampista del Campodalsico lo scorso anno al Brian, e Di Guzzo, un laterale sinistro che arriva dal Fiume Bannia. In partenza dal team giallo-blu, dal compare, che potrebbe finire o al Treviso o al Montebelluna, centrale difensivo, quindi dal compare che Federico. esce dai canoni e dalla rosa della formazione friulana.
A Caldiro Terme invece arrivano due under che completano l'organico a disposizione di Cristian Soave, sono Zanatti, centrocampista in arrivo dal Chievo, e di Berardinello, un difensore che arriva dall'Hellas Verona. L'Union Feltre, che cerca un laterale sinistro e soprattutto un centrocampista, potrebbe puntare gli occhi su Giacomo Petarin del Trento, mentre Salvadori, come abbiamo già detto, ha raggiunto il Treviso. San Giorgio Sedico invece, sempre in grande fermento in questo mercato estivo, ha puntato gli occhi su Cazzaro, classe 2000 del Porto Mansuè, e come secondo portiere avrebbe posto il mirino su De Maila, estremo difensore dell'Adriese, un dodicesimo che potrebbe far comodo alla formazione di Mister Ferro. Per quanto riguarda il centrale, c'è molto lavoro da fare e potrebbe essere Politti uno dei obiettivi, uno dei profili che interessano il San Giorgio Sedico, che invece ha ormai definito Bardin, classe 2002 dal Monte Belluna. Sona Mazza, Sona Calcio, che si è assicurata Boccolari, centrocampista del Villafranca, se ne sono andati Peli, attaccante leader di questa formazione che si è accasato ai bresciani del Rovato, se ne sono andati anche Scariolo, centravanti, Torri, che era arrivato dal Darfur Boario, e Miccica, altro centrocampista. Per quanto riguarda il Cartigliano, due le conferme, o meglio uno rientro, anche perché Romagna era stato destinato al Bassano, Romagna invece classe 99 ex Trento rimane al Cartigliano, che si è assicurato anche Stefano Pellizzer, ex Campodarsico, un difensore che aveva avuto qualche problemino fisico in passato, ora ristabilito Stefano Pellizzer, difensore, andrà a puntellare la difesa della formazione di mister Alessandro. Abbiamo un vuoto di memoria, vabbè, capita, perché anche a Alessandro te capita. Ferronato, scusate, ecco. Sono troppi i giocatori, troppi gli allenatori, quindi Belluno invece che si assicura il mister della Junior Nazionale, che Alessandro Lista dell'Alpina. Il Monte Belluna era stato dato, come segnalato, verso via Biagi, Pulzetti del San Donà, ex Bologna, ex Padova, e anche dal compare in arrivo del Chios, potrebbe essere l'elemento che andrà a sostituire Caso al centro della difesa. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, la Robiganese Salzano, eccono il nome che non avevamo anticipato l'altra settimana, era Mattia Manente, ragazzo che doveva riscuotere alcune pendenze dall'Istrana, ex Venezia, questo ragazzo andrà a puntellare il centrocampo del Fulgor Salzano. Castelbaldo Masi, che torna alla carica per Saka Sakajeva, quindi Fatmir Sakajeva potrebbe questa volta dire sì al Castelbaldo Masi, anche se c'è il Brian Precenico Lignano che tende sempre ad assicurarsi questa sua prestazione di campo. Vittorio Veneto, che invece ha tesserato, lo farà nei prossimi giorni, Marco Moretti in arrivo dall'Ia Piave. Lo Petergina oggi definirà il centravanti, che potrebbe anche essere Fantinato, ex Luparense e ex San Donà. Il Careni Pivigina ha liberato Roberto Bazzichetto, il portiere rientrato dagli Stati Uniti, portiere che ha referenze all'Azzanese e alla Sassirese, due formazioni friulane. Il San Donà invece si trasforma in un calcio bailado, calcio brasiliano, con il probabile arrivo di Alisson José da Silva, che arriva dal Ferroviario Esportes, ex Recife, quindi un brasiliano alla corte di Maurizio Costantini, che avrebbe già puntato gli occhi su un ritorno di Ferrarese se non verrà riscattato dalla Liventina, ma soprattutto il nome nuovo è Marco Gulic, attaccante della Fidelis Andria, e soprattutto c'è questo innesto, quasi sicuramente arriverà, è di Scandilori, che dovrebbe raggiungere le foci del Piave. Calvino Ali, che si è assicurato abusato dal Porto Gruaro. Il Villafranca invece ha visto scippato Marchetti, che ha fatto un dietro fronte, Marchetti che invece ha preferito un'altra destinazione. San Giorgio Bosco, in Bosco ha lasciato andare Canacci, che si è trasferito al Mestrino, Canacci ex Real Vicenza. L'Arcella invece si è assicurata Berto, portiere del Castelbaldo Masi, il centrocampista Tessari e Rampazzo, attaccanti entrambi dal Mestrino. Ora punta anche su Di Maio, ex difensore del Montello, che guarda anche al Vittorio Veneto. Il Portoviro ha definito lo schieramento con Perini, difensore del Saunara Villatora, ha portato a casa Cinti, ex Delta Porto Tolo, sempre dal Saonara,
Bizzarro e Andrello, che già avevamo anticipato, con Cassadore e il portiere Cappellozza, che rientrano al Porto Viro, quindi a Donata. Il Conegliano guarda sempre a Zanardo, Pazzaia e soprattutto a Gagno, che potrebbe arrivare dal QDP, quindi Gagno centrocampista, ex Istrana, potrebbe arrivare appunto al Conegliano 1907. Cattelan? Cattelan è ancora un po' in stand-by, un paio di società se lo stanno giocando, quindi vedremo nelle prossime settimane. Tra cui il Conegliano, no? Per quello Cattelan che potrebbe visto, essere sì. Anche un prospetto per il Conegliano. Sì. Montecchio Maggiore, come abbiamo già anticipato la scorsa settimana, si è assicurata il bomber Franco Ballarini, e accanto gli giocherà appunto Marchetti, che è arrivato dalla Belfiorese. L'unico di più che perde Gagno, ha tesserato Callegaro, che arriva dal Vazzolese, mentre Meneghello, che era di proprietà dell'Union QDP, rientra in Montebelluna per essere girato al Montello. Il Tombolo invece si è assicurata Donadello del Torri di Quartesolo, attaccante, Agnui del Marola, mentre Giacomo Cusinato, che è un passato al Montebelluna, Varese e Bassano, è il nuovo attaccante esterno della formazione tombolana. Per quanto riguarda gli altri innesti, arriva Alberto Baggio, ex Inter, ex Istrana, dal Torri Quartesolo, e il difensore Rosà, Lovato dal Rosà. Il Valgatara invece si è assicurata il giovane 2001 Contri dal Vigasio. L'Albignasico porta a casa il numero 1 Ballin, ex Campodassico, dal Legnaro, mentre arriva Baldin, centravanti del Sacra Famiglia, 50 gol circa in due stagioni. Il Brignalignano Precenicco ha liberato Bordignon, classe 99, trevigiano. Bordignon, che potrebbe ora andare al Tamai, visto che è arrivato in settimana Birtic, Gianluca Birtic, al timone della formazione delle Furie Rosse. La Rocca Altavilla preme ancora su Tonali, non molla la presa Paolo Beggio su questo attaccante ex Feltre. Per quanto riguarda invece il Casaleone, ha portato nella bassa veronese il centrale difensivo, l'esperto Emanuele Friggi, ex Arzignano e ex Legnago, dall'isola Rizza. Il Treviso in settimana ha tesserato, o meglio si è accordato, con Fatmir Sakajeva, classe 2002 del Conegliano 1907. Il Fossalta di Piave ha orecchi e occhi per Pettenà. Sentiremo e vedremo se Pettenà del Lia Piave andrà al Fossalta di Piave, oppure sceglierà la Godigese. La Janus Nova, a quanto pare, a quanto si dice, chiuderà i battenti, quindi non si iscriverà al torneo di promozione. Il Barbisano si è assicurato a Modanese, Gianfranco Nardi e Dario Zanetti, il centrale della Cisonese. Il Cessalto di mister Tiberio Pillon, ex Iesolo, sta lavorando in questo periodo per puntellare una squadra che è salita di categoria, e mister Pillon, che arriva appunto dalla Iesolo, vuole costruire una squadra degna di mantenere soprattutto la nuova categoria centrata dal Cessalto. Il Corno da Crocetta, che il 1° di luglio ha festeggiato i 100 anni di fondazione, potrebbe anche scomparire, diciamo, e quindi Crocetta 1920, che è nelle mani del presidente Bordin. Vedremo se poi riuscirà a portare a compimento l'operazione rinforzi, ma soprattutto allestire una società nuova e quindi dare continuità a questo centenario. La SPAL Cordovado, entrando nel Friuli Venezia Giulia, si è assicurata Venero, centrocampista del Porto Gruaro, vuole a tutti i costi Facca del Lia Piave, e ha tentato anche, abbozzato anche una probabilità per Stefano Della Bianca, mentre da ultimo a Cordovado arriva Brichese, laterale sinistro, lo scorso anno al Porto Mansue. A Campo San Piero invece si parla di un tris di club che comporrebbero una società unica, quindi un Campetra che va a crearsi una società multipla, mentre il Refronte lo si è assicurato Bosetti e Pilata della Cisonese. Una Cisonese che, concludiamo proprio con questa notizia, una Cisonese che potrebbe chiudere, che potrebbe finire lì. È un'altra società in grave difficoltà economica, diciamo che la festività, soprattutto la festività di agosto, non permetterà di introitare quei soldi che erano la fonte per poi costruire una squadra e soprattutto mantenerla
in prima categoria. Bene, quest'oggi la finestra la chiudiamo qui. Ti si è visto particolarmente una mano, un braccio, e intendiamo delle prossime settimane vederti tutto quanto. Oggi non era possibile mandarti in video, Flavio, e quindi lo faremo delle prossime settimane. Chiudiamo la finestra cercando, naturalmente, segnatevi i colpi che andranno a bersaglio, e noi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao Flavio. Grazie a voi.